carissimo figlio e compagno. Sin dal giorno che ti vidi per l'ultima volta, ho sempre avuto l'idea di scriverti questa lettera. Ma la durata del mio digiuno e il pensiero di non potermi esprimere come era mio desiderio mi hanno fatto attendere fino ad oggi. Non avrei mai pensato che il nostro inseparabile amore potesse così tragicamente finire. Ma questi 7 anni di dolore mi dicono che ciò è stato reso possibile. Però questa nostra separazione forzata non ha cambiato di un atomo il nostro affetto, che rimane più saldo e più vivo che mai. Anzi, se ciò è possibile, si è ingigantito ancor di più. Molto abbiamo sofferto durante il nostro lungo calvario. Noi protestiamo oggi, come protestammo ieri, e protesteremo sempre per la nostra libertà. Se cessa il mio sciopero della fame, lo feci perché in me non era rimasta ormai alcuna ombra di vita, ed io scelsi quella forma di protesta per reclamare la vita e non la morte. Il mio sacrificio era animato dal desiderio vivissimo che vi era in me, per ritornare a stringere tra le mie braccia la tua piccola cara sorellina Ines, tua madre, te e tutti i miei cari amici e compagni di vita, non di morte. Perciò, figlio, la vita di oggi torna calma e tranquilla a rianimare il mio povero corpo, seppure lo spirito rimane senza orizzonte e sempre sperduto tra tetre e nere visioni di morte. Ricordati anche ciò, figlio mio, non dimenticarti giammai, Dante, ogni qualvolta nella vita sarai infelice, di non essere egoista. Dividi sempre le tue gioie con quelli più infelici, più poveri e più deboli di te, e non essere mai sordo verso coloro che domandano soccorso. Aiuta i perseguitati e le vittime, perché essi saranno i tuoi migliori amici, essi sono i compagni che lottano e cadono, come tuo padre e Bartolomeo lottarono e oggi cadono per aver reclamati felicità e libertà per tutte le povere e cenciose folle del lavoro. In questa lotta per la vita tu troverai gioia e soddisfazione e sarai amato dai tuoi simili. Continuamente pensavo a te, Dante mio, nei tristi giorni trascorsi nella cella di morte. Il canto, le tenere voci dei bimbi che giungevano fino a me dal vicino giardino di giuoco, ora dove era la vita e la gioia spensierata, a soli pochi passi di distanza dalle mura che serrano in un'atroce agonia 3 anime in pena. Sai, tutto ciò mi faceva pensare a te, Ines, insistentemente, e vi desideravo tanto, tanto, figli miei. Ma poi pensai che fu meglio che tu non fossi venuto a vedermi in quei giorni, perché nella cella di morte ti saresti trovato al cospetto del quadro spaventoso di 3 uomini in agonia, in attesa di essere uccisi, e tale tragica visione, io non so quale effetto avrebbe potuto produrre nella tua mente e quale influenza avrebbe potuto avere nel futuro. D'altra parte, se tu non fossi un ragazzo troppo sensibile, una tale visione avrebbe potuto esserti utile in un futuro domani, quando tu avresti potuto ricordarla per dire al mondo tutta la vergogna di questo secolo che è racchiusa in questa crudele forma di persecuzione e di morte infame. Sì, Dante mio, e si potranno ben crocifiggere i nostri corpi come già fanno da 7 anni, ma essi non potranno mai distruggere le nostre idee, che rimarranno ancora più belle per le future generazioni a venire. Dante, per una volta ancora ti esorto ad essere buono e ad amare con tutto il tuo affetto tua madre in questi tristi giorni, e io sono sicuro che con tutte le cure, tutto il tuo affetto, la si sentirà meno infelice.
felice. E non dimenticare di conservare un poco del tuo amore per me, figlio mio, perché io ti amo tanto. Ricorda, ti amo tanto. I migliori miei fraterni saluti per tutti i buoni amici e compagni, baci affettuosi per la piccola Ines e per la mamma. E a te un abbraccio di cuore, dal tuo padre e compagno. Lettera di Nicola Sacco al figlio Dante. Il 23 agosto 1927, nel braccio della morte nel penitenziario di Cherry Hill, gli anarchici Bartolomeo Vanzetti e Nicola Sacco, accusati di aver ucciso due persone nel corso di una rapina avvenuta nella primavera del 1920 a South Country, nei dintorni di Boston, vengono uccisi con la sedia elettrica. Chiesero ripetutamente che il processo a loro carico venisse rifatto, dopo aver acquisito rilevanti prove in grado di scagionarli, ma a nulla servì la loro richiesta. Il 23 agosto 1977, esattamente 50 anni dopo l'esecuzione, il governatore del Massachusetts, Michael Dukakis, emanò un proclama che assolveva i due uomini dal crimine, dicendo: io dichiaro che ogni stigma e ogni onta vengano per sempre cancellati dai nomi di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Vi rendiamo omaggio, Nicola e Bartolomeo. Per sempre restino qui nei nostri cuori il vostro estremo e finale momento. Quell'agonia è il vostro trionfo. Voce appassionata, stupenda di Monica Menti.